Ancora un momento da trascorrere insieme, dedicato alla medicina. E abbiamo con noi quest'oggi la dottoressa Pina Tomaselli che è medico di medicina generale e oggi è in veste appunto di responsabile per la comunicazione del consorzio Campania Medica. Grazie di essere qua, dottoressa. Quindi parliamo innanzitutto, prima di entrare nel vivo del nostro incontro, di questo consorzio. Quali sono le finalità e quali sono i suoi componenti? Sì, allora si tratta di un, di un consorzio di cooperative mediche eh, sparse un po' a macchia di leopardo su tutto il territorio regionale eh, che in, in effetti quindi sia nelle zone rurali che nelle zone costiere in provincia eccetera che comunque eh, raggruppa 700 medici 700 medici che eh, quotidianamente nella loro attività appunto di tutti i giorni scaricano tutti i dati relativi ai loro pazienti in un'unica grande banca dati una banca dati che eh, cerchiamo di coltivare al meglio possibile, quindi facendo opportuna formazione dei medici in modo da parlare tutti lo stesso linguaggio. E quindi alla fine oggi abbiamo questa grande messe di dati che eh, ci consentirebbe, ci consente di eh, fare volta per volta di, eh, studi epidemiologici, non solo, ma anche studi retrospettivi, studi prospettici di popolazione. E, eh, per verificare appunto eh, quello che accade tra i nostri assistiti e comparare tutto questo con i dati nazionali. Quindi certamente è un'organizzazione eh, che abbiamo fatto diciamo all'insaputa eh, de, delle istituzioni che molto spesso ci ignorano ma credo che sbaglino di grosso perché certamente potremmo dare un grande contributo alla programmazione certo, sanitaria certo. proprio in un momento di ristrettezze. Di risorse, si parla di spending review in sanità, è evidente che eh, questi dati potrebbero aiutare a eh... Meglio eh, mettere sul territorio le risorse e orientarle al meglio in modo da farle fruttare di più. Anche Sto perché ma... lei ha detto bene: in un mondo che cambia con la globalizzazione ci sono tante malattie certo. che ritornano, che vengono fuori, e quindi malattie verso le quali noi eravamo completamente immuni certo, oggi si, certo, si comincia certo. a riparlare di malaria, di, di colera, di tubercolosi. Eh, di e tubercolosi, sì. quindi, dottoressa, lei ha detto. Eh, alla fine da questo vostro lavoro vengono fuori dei dati epidemiologici. Per esempio, sì. cosa è venuto fuori in particolare? Beh, noi abbiamo fatto vari, vari studi. Uno che ricordo che abbiamo fatto più di recente è stato quello appunto sul, sul, sulle eh, malattie cardiovascolari nelle donne, ad esempio, nelle donne campane. Ed è stato un dato che tutto sommato ci ha stupito perché nonostante la campania abbia la, 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 il... La, diciamo, la palma d'oro per la uh, dieta mediterranea comunque le nostre donne ammalano di più di diabete per esempio mentre la percentuale a livello nazionale è del 6% pare che in Campania sia del 7% più a carico delle donne e quindi, e quindi questo ovviamente è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e infatti le malattie cardiovascolari specialmente nelle donne sono in aumento in Campania e quindi questo è un dato importante che potrebbe orientare anche anche le scelte dell'amministrazione dell am, dell regionale della sanità che ovviamente deve devolvere le sue energie in questo senso certo. nel, nel senso della prevenzione no? per intenderci io ehm, ci tenevo a mettere in evidenza con lei un, un argomento molto importante perché ne stanno parlando un po' tutti i mass media sì. cioè questo degli antibiotici sì. purtroppo c'è un allarme antibiotico nel senso che ormai questi antibiotici eh, non sono più efficaci perché ecco diciamo un po' sì, meglio e questo, ecco. e questo è, sta, è anche eh, oggetto della, delle nostre ricerche appunto con, eh, avvalendoci di questa banca dati, in effetti noi dal nostro, anche noi come medici dei territori perché negli ospedali il problema dell'antibiotico resistenza è ben documentato perché è evidente che nell'ospedale eh, c'è il paziente appena l'antibiotico non funziona si fa l'esame del germe nell'ospedale e ovviamente viene subito fuori, Sui territori invece dove c'è il maggior uso e abuso di antibiotici sia in età pediatrica ma anche in età adulta perché l'odontoiatria per mille motivi ovviamente non c'è nulla per capire il livello di resistenza però noi nel nostro quotidiano ci siamo resi conto per esempio come certe cistiti no? non so, sono diventate assolutamente resistenti si dava il ciproxin si dà ancora il ciproxin sì. però a volte non funziona quindi abbiamo voluto approfondire questo tipo di discorso Sto facendo delle urinoculture e abbiamo visto come è resistente il germe, le scherichia coliche, e poi eh, questo è un elemento assolutamente di grande allarme, perché le coli è un germe molto diffuso. Che staziona, diciamolo, nell'intestino, Nell'intestino, che staziona normalmente nell'intestino, ma che frequentemente crea contagia le vie binarie. urinarie e crea quindi, quindi eh, infezione delle vie urinarie. Non potendo abbattere le scherighe coli ovviamente diventa un grande problema. Anche perché allo studio a livello mondiale in questo momento non c'è nulla, non c'è nessun'altra molecola allo studio innovativa. Quindi noi siamo realmente preoccupati, ma prima di noi si è preoccupato Obama che già l'anno scorso, nel 2015, ha istituito una tassa forse a livello mondiale per studiare questo tipo di quindi fenomeno quindi è questo. un problema mondiale e il, il, diciamo che la campagna in termini di quantità di antibiotici prescritti non sta messa molto male più o meno è sugli standard nazionali ma il tema è che questi antibiotici non stanno più funzionando bene quindi c'è una come quantità stiamo bene però c'è una inappropriatezza probabilmente e allora e allora eh, abbiamo deciso appunto di studiare con il nostro consorzio questo, questo fenomeno. Eh, lei mi, mi ha detto progetto... prima come avete fatto, perché abbiamo avete proprio messo... analizzato i territori. Sì. Mi... Abbiamo messo 52 medici dei 700, 52 medici senti... sentinella sui vari territori che ne hanno, hanno fatto fare ai loro assistiti, eh, nel sospetto di cistite, L'urinocultura e nel sospetto di eh, per esempio di farincidio di bronchite, una cultura dell'espettorato, in un determinato laboratorio, nel laboratorio di zona, il quale il laboratorio ha assaggiato volta per volta quel germe con i vari antibiotici e sono venuti fuori dei dati interessanti. E stanno venendo fuori dati interessanti nel senso che in alcune zone praticamente un certo tipo di antibiotico non funziona più questo non è un dato di allarme anche perché è correggibile è un dato correggibile perché è evidente che la tappa successiva lo step successivo di questo progetto sarà l'informazione e la formazione capillare di tutti i medici aderenti al consorzio eh, sulla, sulla necessità di sospendere per un certo periodo in quella certa area la prescrizione di quel determinato tipo di antibiotico. Quindi sospendendolo dopo l'antibiotico? Dopo l'antibiotico, dopo un paio di anni, ricomincerà a, a funzionare. Quindi noi abbiamo un'arma una, un in più per quel determinato germe. Quindi credo che sia un progetto di grande importanza. Il, questo progetto prevede anche un braccio dico, formativo, perché abbiamo chiuso. Un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, eh, quindi con la professoressa fr Francese, francese. Col, col quale noi medici di famiglia aderenti a questo progetto, man mano che questi dati vengono fuori, ci siamo impegnati a fare un'educazione nelle scuole del, degli ultimi anni delle scuole superiori sul corretto uso degli antibiotici. Eh, in modo perché queste notizie devono essere trasferite anche alle famiglie perché le famiglie, perché la scuola è veicolo da questo punto di vista le famiglie appunto e quindi la, la popolazione deve essere sensibilizzata anche perché sennò il medico si trova in grande difficoltà perché è evidente che è, è opinione comune che appena si ha la, la, il bal di cola adesso però i pediatri, a meno l'ho visto a esperienza personale hanno ridimensionato dicono di aspettare i primi tre Caso forse per temendo che sia una malattia esantematica si O, aspetta, virale, o virale dove l'antibiotico non ha valore. E anche dobbiamo dire, dottoressa, lei mi insegna che l'antibiotico va dato per il periodo che ha detto esatto, il medico, esatto, altrimenti esatto. cosa succede? Quindi questo è, altrimenti si creano le resistenze. Quindi questo è il tema: quindi corretto uso, appropriato uso e sospensione in alcune zone quando c'è una resistenza, perché questo significa avere un'arma sempre, una pistola fumante in ogni momento, altrimenti noi rischiamo di arrivare al punto in cui, e questo è un, uno spauracchio che a livello mondiale eh, si sta palesando, eh, arriveremo al punto in cui non saremo più in grado di, di, di combattere le malattie infettive. Ed è evidente che con la contaminazione tra popoli che ci aspettiamo per il futuro, ovviamente questo rappresenterà un grande problema di epidemiologia mondiale. mondiale. La dottoressa, per chi non lo sapesse ancora, ha avuto anche un incarico politico, è stata assessora alla sanità perché è anche medico dell'ambiente, e in questo suo ruolo, anche se è impegnata moltissimo, lo fa a 360 gradi in qualunque veste <ride> lei stia lavorando. Io ci terrei che lei ricordasse a chi ci segue quel famoso progetto molto, molto importante al quale lei ha lavorato in quel periodo, lo vogliamo dire? Sì, si tratta dello studio ANGIR che è stato pubblicato poi nel. Eh nel dicembre del 2013, il 3 dicembre del 2013 nella sala giunta del Comune di Napoli e su questo progetto il sindaco Luigi De Magistris ha fatto un'ordinanza. L'ordinanza fu inguina paga. Perché? Perché aveva dei dati in mano e quei dati gliele aveva fornito lo studio ANGIR, che era quello studio che io avevo commissionato come assessore al, al, a questo team di giovani ricercatori appartenenti al Pascale, al alla, alla eh, centro oncologico della Federico II, medici per l'ambiente e medici medicina generale più epidemiologi. Questo team molto Ben, di, di grande valore scientifico, ha esaminato tre banche dati. La banca dati del Comune di Napoli, sul, studiando il tasso di mortalità per alcuni tumori nel periodo compreso da, tra il 2008 e il 2012, nel, facendo la comparazione con il dato cittadino, con il dato nazionale e con il dato con, tra municipalità. Ed è stato molto interessante perché si è visto come certe problematiche ambientali incidono sul, sul tipo di, sul, di tumore, per esempio. E il dato è certamente più significativo. I dati significativi sono stati due: uno a Napoli Est, dove si è visto un aumento dei tumori del cancro della vescica. E questo si spiega perché noi là abbiamo i, i depositi di petrolio da sempre e quindi questo è un dato molto molto importante perché vuol dire che in quella crosta ci, ci sta ancora... Il, un problema, un problema di, di inalazione di quei gas e per, per cui c'è un problema di aumento di, di cancro della vescica. Ma l'elemento più importante è venuto fuori proprio a bagnoli. A bagnoli ancora oggi c'è un aumento del 2% del mesotelioma pleurico. Per chi non è medico, il mesotelioma pleurico è un tumore che, dove non bisogna dimostrare il rapporto di causa-effetto. Il rapporto di causa-effetto, perché è proprio il mesotelioma che interviene quando ci stanno le fibre di amianto. Quindi è tipico, è come se avesse firmato questo tipo di tumore, firma l'inquinamento ambientale. E ancora ci sarà l'incidenza di? Ci quel... ne sarà anche perché il, il problema qual è? Non è l'ILVA. l'ilva Gli altiforni sono spenti da anni e non è quello. Il tema grosso è la Cementir perché la cementir che non è stata mai bonificata, mai bonificata, ancora oggi da quell'area eh, vengono fuori fibre, fibre di amianto. Questa è la realtà, però questa realtà pare che sia molto scabrosa, molto così, nascosta. Io da assessore l'ho tirato fuori il tema, dopodiché... Mi può darsi pure che questo studio non ha valore scientifico, però fatene altri cento per rinnegarlo, ma non lasciate cadere così. Invece io oggi ancora leggo sui giornali che gli ultimi studi su Bagnoli, ovviamente studi che dicono che va tutto bene, madama la Marchese, risalgono al 2007, ignorando totalmente quello che abbiamo fatto noi. E allora non capisco però mi sono premurata, nonostante poi le mie vicende politiche sono andate come sono andate e non so se c'è un rapporto di causa-effetto, non lo so, poi il tempo ce lo dirà, ma certamente io questo dato, assieme poi alle associazioni ambientaliste di Bagnoli, l'ho portato poi dopo da non assessore, da semplice medico dell'ambiente all'attenzione della cabina di regia. C'è la cabina di regia che sta lavorando su Bagnoli, quindi... Eh, Anastasi lo sa, De Vincenzi lo sa, De Luca lo sa, lo sanno tutti. Però non niente si muove ancora. Ancora no. E finché ci sono persone come lei, un figlio di speranza lo abbiamo ancora, speriamo. <ride> Dottoressa, una domanda che forse è sulla da quello che lei sta dicendo, però dalla mia osservazione personale, anche i tumori alla tiroide vedi sì, che sono molto sì, Anche sì. questi sono da legare all'ambiente. Sì, 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 non c'è dubbio. Se, per esempio anche questo necessiterebbe di un grande approfondimento. Nella zona di Pianura Soccavo, dove io lavoro, e che per anni la discarica di Frabbi, la famosa discarica di frabi, è stata fatta in di veleni tossici nord degli ospedali del nord, cioè del materiale radioattivo che veniva dagli ospedali del nord e sta lì dentro, sta nella nella di Frabbi e praticamente in quella zona io vedo tante tumori, tanti tumori, noi vediamo, ma non solo io, e anche l'osservazione degli altri medici appunto che stanno in rete con noi, vediamo tanti tumori della, della, della tiroide, non solo, ma tanti noduli, tanti distiroidismi, non proprio tumori, ma tanti gozzi di distiroidismi, del tutto inspiegabile in una zona che noi viviamo, in una zona costiera, quindi in una zona di mare, quindi non si riesce a capire che cosa accade a questa tiroide, però la tiroide è uno di quei Tessuti epiteliali appunto molto sensibili alle mutazioni, quindi certamente è una sentinella del, di quello che accade nell'ambiente. E allora il tutto meriterebbe grande approfondimento, grande studio, però la politica si ferma a un certo punto. Perché quando io ho dato questo allarme nel 2008 quando accadevano i fatti delle disca della discarica di Pianura, fui addirittura denunciata per procurato allarme. E va bene, denunciatemi pure, ma poi fate gli studi, approfonditele le cose, insomma, perché qua la gente muore e allora ci deve stare un motivo per cui muore e allora, e allora è evidente che non solo si fa finta di chiudere gli occhi, ma si demonizza pure chi ne parla. Certo, allora, vista l'assenza di chi dovrebbe essere presente, siamo quasi in chiusura, la terra dei fuochi, ne la sappiamo, se figli. ne è parlato tanto, fino a quando, dottoressa, dobbiamo temere? tutto quanto di negativo è venuto fuori da questa terra di fuoco. E continua a venire fuori, perché certamente l'ingente delle ecoballe di Taverna del Re che è avvenuto l'altro giorno, ha finito di complicare il problema, ha finito di complicare il problema perché è evidente che là c'è un'emergenza ambientale, un'emergenza ambientale che nonostante eh, è stato, è, si è mosso molto, c'è stato molto, sia da parte di tutte le associazioni ambientaliste, sia da parte anche qualche intervento in termini di legge, no? è uscita da poco la legge eh, di, 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 sui reati ambientali, però è ancora molto poco, è ancora molto poco e ancora tutto troppo lento, perché poi di fatto queste leggi rimangono lettera morta perché non ci sta poi sui territori chi è che le fa osservare le leggi. E quindi noi c'è stato un allarme da parte delle mamme, l'altro giorno che sono andate giù alla prefettura, perché i bambini muoiono. Qua nascono i bambini a sei mesi con, già col tumore. Quindi è evidente che insomma, il tema è grosso e pesante e la politica ha paura di affrontarlo. Perché le responsabilità sono Verrebbero troppe Esatto, però finché ci sono delle persone come lei, eh come sì. la dottoressa Tommasieri, che in prima persona <ride> paga questa sua voglia di verità, eh. è davvero medico, come la scuola salernitana sì. avrebbe dovuto insegnare, oggi purtroppo non sempre è così. Io l'aspetto ancora, dottoressa. Faremo grazie. ancora punti della situazione, magari sperando che qualcosa si sia mosso e che le istituzioni siano vicine a medici come voi che appunto in questo consorzio lavorate, diciamo, vi battete certo. per portare avanti questi temi e per la salute di tutti. Grazie, grazie ancora, grazie. grazie a voi alla prossima. Grazie.